Benvenuti al Museo d'Arte Orientale Chiossone. Oggi vi volevamo parlare della festa tradizionale giapponese di Hinamatsuri, la festa delle bambole e delle bambine, un appuntamento fisso del calendario dei festeggiamenti del Museo d'Arte Orientale Chiossone. La festa delle bambine si festeggia in particolar modo con l'esposizione delle bambole tradizionali che fanno parte in Giappone del corredo di ogni bambina, che viene tramandata di famiglia in famiglia, di cui abbiamo quest'anno in esposizione il principe e la principessa imperiale in una versione recente, ma che ci fa apprezzare le stesse caratteristiche degli abiti, delle acconciature e degli accessori delle bambole che venivano utilizzate anche alla nascita di questa festa nel periodo Edo, nel XVII secolo. La festa delle bambine si celebra il 3 marzo e infatti tutti gli anni al Museo Chiossone nel mese di marzo esponiamo alcune opere legate alla festa, come in particolare questo meraviglioso corredo di oggetti per le bambole, in questo caso in miniatura, della collezione Chiossone, un rarissimo esemplare del XIX secolo in argento, in lastra martellata incisa, dove questi meravigliosi oggetti che vanno appunto a corredare le bambole, non vediamo qui esposte sul nostro altare, ma andrebbero appunto ad essere a corredo del principe, della principessa imperiale e di tutti i funzionari di corte e le dame che con loro vengono esposte in questa occasione. Una particolarità, questi meravigliosi mobili, ogni anta, ogni cassetto si possono aprire e sono decorati anche all'interno con una grandissima accuratezza. Come a marzo festeggiamo la festa delle bambine Hinamatsuri, a maggio festeggiamo invece la festa dei bambini Kodomo no Hi, una festa che tradizionalmente era dedicata al valore militare samuraico. Rimane infatti tradizione nelle famiglie esporre delle armature in miniatura dei samurai, come il magnifico esemplare che abbiamo all'interno della nostra esposizione permanente, realizzato con le stesse tecniche artigianali delle armature dei samurai che troviamo esposte nelle nostre gallerie. Una magnifica realizzazione in ferro battuto e stoffa che riproduce una perfetta armatura o yoroi in miniatura. E questa è l'occasione per narrare le geste eroiche degli eroi tradizionali giapponesi, come ad esempio Momotaro, un idolo molto amato dai bambini, di cui osserviamo una stampa realizzata da Otagawa Yoshiku, mentre Momotaro entra nel castello dei diavoli, ovvero gli Oni, insieme ai suoi amici, il cane, la scimmia e il fagiano, vestiti di tutto punto come dei veri e propri samurai. In questa giornata era tradizione esporre le immagini di Shoki l'acchiappadiavoli, un antico personaggio fantastico di origine cinese, noto per la sua grande forza e la capacità di catturare gli oni, gli orchi demoni della tradizione giapponese. Questi demoni venivano spesso utilizzati per rappresentare le malattie e gli influssi negativi. Shoki era quindi rappresentato come il difensore dei bambini che li proteggeva dalle malattie e da ogni effetto negativo.